Fra le testimonianze più belle, più affascinanti dell'attività dei calzaturieri a Venezia, vi sono sicuramente queste scarpe scolpite in un angolo di Calle delle Botteghe, in prossimità di Campo Santo Stefano, dove i calegheri di origine tedesca avevano la propria scuola di devozione e il proprio albergo. Non è un caso se Martin Lutero, nel corso del suo viaggio verso Roma, che poi produrrà lo scisma storico, si ferma in questi luoghi e dice messa proprio nella chiesa di Santo Stefano, che era la chiesa di riferimento dei calzaturieri tedeschi. Per altri versi, i calzaturieri veneziani avevano invece la loro propria scuola di devozione, la Scoletta dei Calegheri, che ancora oggi sorge in Campo Sant'Omà. Peraltro, calzolai e ciabattini hanno dei riferimenti molto precisi, unici fra le varie arti e i mestieri presenti in città, proprio in Piazza San Marco, lungo le linee bianche che delimitavano il loro spazio durante la Fiera della Sensa, dell'Ascensione, un momento importantissimo per Venezia perché segnava lo sposalizio con il mare. La corporazione dei Calegheri aveva, non è un caso, un santo patrono. Come dire, molto importante perché era lo stesso San Marco che nel corso della sua vita compì ad Alessandria d'Egitto un miracolo guarendo la mano di un calzolaio che era rimasto ferito.